Ciao a tutti ragazzi, sono Andrea Capuano e bentornati in questo nuovissimo video di Minecraft. Vi volevo far vedere, non so se è un bug oppure una cosa strana, perché ho fatto un... non lo so, adesso vi faccio vedere tutto, questa cosa che mi è capitata. Mi è capitata, diciamo, è la prima volta che mi capita. Praticamente adesso sono in questo mondo in creativo, questo mondo in creativo, però avevo fatto un esperimento sugli zombie ed è uscito un mini zombie con l'armatura dorata che è andato sopra le spalle di uno zombie normale. Non è uno scherzo, intanto qui c'è il tavolo dell'incantesimo, quindi ho fatto una specie di protezione anche se non servono protezioni con questa super armatura, però vabbè, lasciamo perdere. Allora, usciamo da questo qui, tanto ci sono ancora tantissimi mostri. No, Dio Thor, là. Ecco, questa spada è una signora spada, è veramente forte. Vediamo un pochino tutti. Ok. Però diciamo che vabbè, non ho voglia di fare un semplice video di Minecraft, non stare qui a fare cose strane. Quindi andiamo. Un attimo, vi stoppo il video. Sento il mio mondo in survival. Allora, io che avete in survival ho preso una casa di villaggeri perché sono andato proprio in villaggio e mi sono sentito così più allora vedete questo è il villaggio di villaggeri, tanto se vedete la foresta in fiamme sono stato io, tranquilli. Sì, sono stato io perché mi serviva tanto spazio per fare una metropolitana. E la metropolitana sì. Oh, porca paletta, qui stanno in fiamme tutto. Oh, aiuto! Sono stato io in creative, mi sono messo a infuocare tutto, ma non volevo infuocare le case. No, le case non le volevo infuocare. Aspetta, non mi devo dare fuoco anche io. Eccolo. Lo sapevo. Ok. Ragazzi, se brucia anche il fabbro non va bene. No. Forse ho un pochino esagerato. Sì, ma adesso metto dei secchini e qui si spegne tutto in serio. Tanto qui c'è l'acqua, non ho del ferro, però ce l'ho a casa, c'è veramente tanto a casa. Non so se volete sapere questo per entrare nella mia casa purtroppo viene fatto così. Perché sotto qui c'è una caverna enorme. Enorme. Talmente enorme che devo fare questo passo. Vabbè, sono venuto qui non semplicemente perché non voglio fare... ho messo la porta di fuori semplicemente perché non voglio fare i miei villaggeri qui dentro. Tutto il posto sacro. Prendiamo tre di questi e ci facciamo un cerchiello. Così possiamo spegnere le fiamme. Non sto scherzando, vabbè. Allora, prendiamo un po' d'acqua posso che c'è dei villaggeri. Sempre stanno là. Voglio mettere la spalla. No, devo trovarci in cui era invocata
comunque la versione è quella, è la 1.2.8.0. Qualcosa non va. Ok, le fiamme quanto vedo si sono fermate. Tanto messaggi dalla dal mio gruppo WhatsApp. Niente, questo sacchino d'acqua per niente. Mettiamo l'acqua qui, che vedo tante fiamme, infatti. E porca porca. Ok. Mettiamo l'acqua anche qui. Porca paletta, raga. Raga, lo so che mi state annoiando, questo video è un po' brutto. Scusate, però il prossimo sarà più bello, si spera. Vabbè, lasciamo prendere le fiamme. Allora, io volevo farvi vedere la prima metropolitana. Vabbè, comunque. Ci sto lavorando, dove qui passerebbe il treno. Così dopo lo va. Sì, è una buona... È una buona cosa. Cioè, anche oggi è bella comunque come... Come lavoro che sto facendo. E quindi mi serve... Io per farla. Allora, qui togliamo un attimo perché tanto vale. Poi qui continuerebbe perché questa strada dovrebbe arrivare fino al magazzino che farò poi. Voglio arrivare fino al magazzino.
Mentre questa qui dovrebbe arrivare dritto per non perdere. Quindi ecco perché ho visto un po' di alberi. E comunque questo qui farò delle fermate e prima o poi lo farò. Allora, vorrei mettere, no, un po' vorrei mettere la pioggia, così almeno un po' si spegne. Perché se si spegne il fuoco di questo. Allora, vediamo se il cibo. Non ce n'ho tanto il cibo, devo dire la verità. Beh ragazzi, io che per questo video sono contentissimo per la visione, con lasciare un mi piace se vi piace questo video. E iscrivervi al canale. E io vi saluto. Ciao.